amici di Viaggio in Molise, oggi siamo a San Giovanni in Galdo in occasione della festa del Morrutto. Festa del Morrutto che per l'edizione 2019 chiude con il concerto di Nada che era stato inserito nel cartellone di Jazz in Campo, Jazz in Galdo, e che era stato rinviato a causa del maltempo. Festa del Morrutto che è nata con l'intento di voler rivalorizzare il borgo, il centro storico. E allora venite con noi per saperne di più. Valentina Farinaccio, giornalista, scrittrice, qui a San Giovanni in Galdo in occasione della festa del Morrutto per presentare le poche cose certe. Quali sono le poche cose certe? Allora, le poche cose certe sono poche, intanto. Sono che quando non si sta bene dove si sta o come si sta, l'unica cosa da fare è muoversi, cercare, come dire, una soluzione. Quindi, appunto, essere in movimento, spostarsi da dove si è per andare a prendersi quello che si vuole. E poi che tra un'isola e l'altra, dato che nel mio romanzo si parla di questo, c'è sempre il mare. Arturo, il protagonista, no, di questo romanzo, come nasce questo personaggio? Ma il personaggio nasce facendo proprio una sorta di inchino a quella meraviglia di libro che è L'isola di Arturo di Elsa Morante, e in realtà non era pensata questa cosa, però dato che sono andata a scriverlo questo romanzo a Procida, proprio perché avevo voglia di andare a esplorare, a conoscere i luoghi di Elsa Morante, lei lì oltre ad aver scritto L'isola di Arturo ha passato tantissimo tempo della sua vita, e quindi stando lì e prendendo confidenza con i posti di questa grandissima scrittrice che io amo follemente, piano piano si è composta l'idea del mio romanzo. Primo romanzo, la strada del ritorno è sempre più corta, invece quali sono le differenze e le analogie, se ci sono, rispetto all'ultimo romanzo? Sono due romanzi molto molto diversi in verità l'uno dall'altro. Il primo romanzo era un romanzo ambientato innanzitutto nella mia città, nella mia terra. Io sono nata e cresciuta e vivo molta della mia vita a Campobasso, quindi in realtà ci sto molto nella mia terra e nella mia città. E quel romanzo era il romanzo che io ho cominciato a scrivere tanti anni fa senza sapere che poi sarebbe stato pubblicato, quindi era un romanzo che io avevo dentro, che avevo proprio l'urgenza di raccontare, una storia fatta di dolore, di assenza. E invece il romanzo che è arrivato dopo, Le poche cose certe, è un romanzo che io ho scritto con più consapevolezza. È la storia di un uomo che sale su un tram perché deve andare a fare qualcosa di molto importante, qualcosa che lo cambierà, lo trasformerà da giovane uomo ad adulto. Ed è un romanzo che io appunto ho scritto, come dire, sapendo che questa volta era diventato il mio mestiere quello di scrivere, quindi con un metodo completamente diverso. Però tutti e due sono dei pezzi di cuore, e li ho scritti tutti e due perché avevo urgenza di raccontare quelle due storie. Due pezzi di cuore, è un po' differente, no? Quando si viene a presentare la propria opera in Molise, a Campobasso, oppure come è successo qui stasera a San Giovanni in Galdo, no? Nella propria terra. È sempre... Sì, è diverso ed è sempre un po' più bello, perché comunque si torna sempre a casa. Io sono felice il doppio quando faccio le presentazioni nella mia terra, perché non lo so, perché mi sembra ovvio raccontare quello che faccio alle persone che conoscono i miei luoghi, che sono cresciute nei miei posti e che quindi in qualche modo inevitabilmente fanno parte anche della mia vita, di quello che faccio. È sempre bello, lo so, sembra retorica, però questa è la mia casa, quindi io ci torno sempre volentieri.
In cantiere è un libro di racconti, tra pochissimo è in uscita, lo possiamo dire? Sì, sì, esce il 10 settembre per UTET, per la casa editrice UTET, si intitola Quel giorno e sono 18 racconti, è il mio primo libro di racconti, devo dire, sono 18 storie che parlano di incontri che hanno cambiato la storia, e tutte storie vere che io ho cercato, diciamo, di rielaborare, di raccontare a modo mio, guardandole con i miei occhi, ecco. Come ci si è misurato con quest'ultimo lavoro? Mi è piaciuto molto perché ho dovuto studiare molto, ho dovuto fare molta ricerca, perché le storie che ho scelto di raccontare, appunto, come dicevo, sono tutte storie vere, e quindi mi sono proprio dovuta immergere nella vita di queste grandi persone, di questi grandi personaggi, di queste vite straordinarie, e quindi c'è stato dietro un lavoro di ricerca molto profondo, molto accurato, che però mi ha arricchito tantissimo, perché in alcuni casi sono storie che non avrei mai immaginato di conoscere e che ho incontrato a mia volta per caso, quindi sono molto felice di averle fatte in qualche modo mie. Nella Magri è lei l'autrice di questi quadri che sono un omaggio, no, ad alcuni scorci di San Giovanni in Galdo. Precisamente, sono proprio dei particolari del borgo vecchio. E c'è un solo quadro che è un paesaggio, insomma, insieme agli altri invece sono proprio soltanto particolari. Lavorato, raccontava di aver fatto delle foto di questi, sì, io squarci. Ho fatto le foto, poi ho scelto le foto più adatte e poi mi sono accorta che tutte queste foto, cioè i quadri, mentre dipingevo non avevano ombre, e quindi mi sono reso conto che le foto erano tutte prese a mezzogiorno. Olio su tela. Olio no, è un carta Fabriano per colori ad olio, e i colori sono molto diluiti e molto stesi, infatti molte persone credono che siano ad acquarelle, invece sono colori ad olio. È una mostra che si divide in due momenti, possiamo dire così. Sì, e si divide in due parti perché ho fatto 15 quadri sempre in occasione di questa festa, però poi ho pensato che una mostra di 15 quadri era un po' troppo misera, e quindi ho preso altri 15 quadri di un'altra serie che rappresentano ricordi di viaggi in tutto il mondo, e quindi ho messo in contrapposizione San Giovanni con il resto del mondo. C'è un interscambio, insomma. Sì, 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 no, per dire che l'amore che ho per il mio paese, che magari è anche più importante di tutte le altre parti che ho visitato. Lei è originaria di San Giovanni in Galdo? Sono nata a San Giovanni in Galdo, sì, sì, però non ci vivo, ma ci passo le vacanze, passo 15-20 giorni d'estate qui, perché è proprio una bella vacanza. Tutti quanti dovrebbero passare un po' di tempo nei propri paesi d'origine, nei nostri borghi molisani, che sono veramente belli. L'apertura di questa mostra è in occasione appunto della festa del Morrutto, una festa diventata ormai una consuetudine che raccoglie un intero paese e vuole rivalutare proprio il centro storico. Storico, sì, è vero, perché ripeto, è bello, ci vorrebbero un po' di fondi per rimetterlo un po' a posto, però è veramente bello. Con il signor Giovanni, lei è un visitatore particolare di questa mostra, perché ce lo racconta? Soprattutto perché prima di tutto non pensavo che la signora Magri fosse così brava, anche perché ha colto le parti migliori del centro storico, no? E soprattutto ha colto le parti di mia proprietà, di mia cugina. E con una tecnica e con dei colori pastello veramente eccezionali. Quindi sono rimasto veramente stupefatto di questo fatto. E niente, spero che
che la signora possa fare una nuova mostra anche sul luogo proprio dove ha ritratto gli edifici che sono anche di mia proprietà. Quindi lancia questa idea come occasione per... Anche perché purtroppo il nostro centro storico deve essere messo un poco più, deve essere, in gran parte deve essere ristrutturato, perché è un centro storico che vale la pena visitarlo, però ci vogliono purtroppo molti soldi, e quindi spero che sia la regione, ma soprattutto anche il governo, possa fare qualcosa per aiutare i cittadini e i proprietari per ristrutturare il tutto. L'occasione della festa del Morrutto, un po' il monito lanciato è proprio questo, no? Proprio questo, sì, penso proprio questo, e quindi è una cosa buona che viene sponsorizzata, e speriamo per il meglio.